Oggi tratteremo l'argomento riguardante la guida dinamica. Per guida dinamica si intende non un'estrema velocità, ma la consapevolezza di tenere conto di ciò che è stato alla guida, ma anche ciò che sarà, cioè cosa andiamo ad incontrare. Quindi guardare lontano. Quando si guida una macchina bisogna saper guardare lontano, sia in avanti sia indietro, perché il dinamismo non è solo l'arrivo all'ostacolo, ma ciò che noi possiamo rappresentare come ostacolo sulla strada. Ovviamente la prima condizione favorevole è vedere, ma essere visti. Quindi che sia di giorno, che sia di sera, che sia di notte, a notte fonda, con condizioni atmosferiche avverse. La nostra preoccupazione è di essere sempre visti per tempo dall'altro utente della strada. Gli altri alla guida, nel contesto automobilistico, gli altri, hanno varie situazioni personali, emotive. Dobbiamo sempre capire perché ha preso la macchina e cosa sta andando a fare, oppure da dove torna. Quindi qual è il suo tragitto, qual è il motivo. Possono esserci vari motivi, emotivi, uno stato di salute. Ha bisogno di andare a fare una visita, si sta recando da un medico, oppure sta uscendo da una situazione di preoccupazione, oppure è estremamente euforico per un qualsiasi voglia motivo, una bella notizia, oppure l'arrivo sul luogo diciamo di svago, di piacere. Tutto questo comporta un modo di comportarsi alla guida che da noi deve essere anticipatamente previsto. Quindi quando ci avviciniamo a un veicolo o lo stiamo per incrociare, dobbiamo pensare questo, che alla guida c'è una persona col suo stato emotivo, col suo stato attuale, sia di lucidità o di non lucidità, a qualsiasi titolo. Quindi che cosa ci impone questo? Ad avere una guida difensiva fatta di un margine bello ampio che ci dobbiamo tenere in maniera tale da poter evitare qualsiasi situazione di pericolo che in quel momento si può verificare. Stessa cosa ovviamente non vale soltanto per chi sta alla guida, ma anche per i pedoni. I pedoni accompagnati o non accompagnati, quindi quando si ha un attraversamento pedonale di più persone dobbiamo tener conto che se il primo attraversa la strada magari pensando di farcela, non avendo avvisato il suo compagno di passeggiata, all'improvviso possiamo vedere l'altro compagno che per uno stato emotivo tenta e si butta, diciamo, per attraversare la strada e per raggiungerlo, per non rimanere distaccato, magari non tenendo conto dell'arrivo del veicolo. Quindi sono tutte condizioni che vanno previste sempre. Più si prevede, più si ha esperienza quando ciò che è stato previsto si sta verificando e noi l'abbiamo anticipato, abbiamo capito che cosa significa guidare una vettura. Stessa cosa vale per quando ci troviamo vicino a delle persone che hanno in compagnia di minori, di bambini, molte volte non tenuti per mano, perché il genitore si fida del comportamento del bambino. Tengo a precisare che i bambini, quando sono in età ancora, diciamo, piccoli, non sono grandi e svezzati abbastanza, quindi non hanno un comportamento autonomo del tutto sicuro, quando siamo intorno ai 4, 5 anni, 6 anni, tendono ad avere degli improvvisi movimenti non prevedibili, per cui ci possiamo trovare un bambino non tenuto per mano dal genitore, di cui vediamo il movimento in quel momento e quindi ci rendiamo conto che non sono vicini, che all'improvviso può attraversare la strada. Quindi dobbiamo prestare massima attenzione all'avvicinamento a questa situazione, tenendoci ovviamente in opportune situazioni di sicurezza, quindi rallentare la marcia, cercare di segnalare la nostra arrivo, la nostra presenza e quindi prevedere ogni qualsiasi movimento, portando il piede in vicinanza del freno, rallentando la velocità, perché in quel momento, in qualsiasi momento, potremmo avere l'attraversamento improvviso di questo bambino. Ovviamente le situazioni che vi potrei elencare sono tante, prendete spunto da quello che vi spiego, cioè che cosa può essere in quel momento la situazione che si può verificare. E quindi quando riusciremo a porre rimedio a queste situazioni prevedendo questi movimenti abbiamo capito di che cosa stiamo parlando, cioè abbiamo capito che cosa significa guidare la macchina e sapere arrivare senza creare problemi.